Nel dopogara di Follonica Gavorrano Cascina 2-0, un inizio con una vittoria che fa sempre bene, un primo tempo un po' complicato, un rigore mancato, tanti falli da parte degli ospiti, poi insomma i rigori hanno cambiato l'inerzia della partita. Sì, hai detto bene, il primo tempo sembravamo un po' contratti, un po', non dico impauriti, però eravamo, è vero che loro hanno assunto un po' un atteggiamento talmente difensivo, chiaramente c'erano pochi spazi, abbia sbagliato un po' tecnicamente le scelte, anche abbia sbagliato qualcosa, un paio di contropiedi li abbiamo presi, abbiamo anche un po' rischiato, però su quelle partite dove chiaramente bisogna avere tanta pazienza perché per sbloccarle, una volta sbloccata come poi abbiamo fatto nel secondo tempo è stato bravo Emilio a cercarsi questo rigore, dopo penso che anche nel secondo tempo abbiamo un po' legittimato la vittoria, chiaramente c'erano più spazi, loro hanno, avuto, hanno alzato un po' il baricentro e chiaramente noi abbiamo avuto più vantaggio. È chiaro che nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché, ripeto, quando trovi queste squadre chiuse bisogna essere bravi ad avere pazienza, a trovare il varco giusto e soprattutto nelle ripartenze bisogna stare attenti perché sono quelle classiche partite dove magari sembra che giochi dentro la metà campo loro, muovi palla, però dopo qualche contropiede bisogna stare attenti, ecco. Però ripeto, è chiaro, è la prima, quindi abbiamo, al di là di qualche giocatore, perché anche Emilio non ha più giocato una settimana ad entrare, Emilio che è stato fermo un mese, cioè, ho giocato con Arduini che è arrivato da poco perché Berardi c'ha avuto la febbre, poi Barlettani con la rottura del crociato, quindi qualche problemino a livello magari di tenuta poteva averla. Però è vero che nel primo tempo sono stati più in difficoltà nel primo tempo che nel secondo. Senti, per quello che riguarda la formazione, so che all'ultimo momento hai dovuto rinunciare a Berardi, quindi hai ridisegnato la squadra. Però mi è sembrato che anche i ragazzi, i sostituti, insomma, che sono poi andati nel secondo tempo in campo, hanno tutti approcciato molto molto bene. Sì, infatti ne parlavamo adesso col direttore. Che è entrato bene, ma deve essere quello, è giusto atteggiamento che devono avere i ragazzi, perché ho una rosa ampia, quindi è chiaro che le scelte iniziali dopo alle volte possono, diciamo, scontentare qualcuno, è normale, però ripeto, se non sentire tutti importanti, perché le partite durano 90 minuti, quindi se c'è da o difendere o ribaltare un risultato, comunque su un pareggio andare in vantaggio, ho tante soluzioni e quindi se loro hanno questo tipo di atteggiamento, innanzitutto fanno bene a loro stessa, alla squadra e al sottoscritto, alla società, quindi questo comunque è quello che deve essere da qua alla fine da parte loro. Che campionato ti aspetti? Il campionato noi adesso ragioniamo partita dopo partita, è chiaro che l'ambizione è quella di far bene, rispetto all'anno scorso la società mi ha chiesto di cercare di far, diciamo così, un po' un bel gioco, cercare di creare un'anima a questa squadra dove su tutti i campi cercare perlomeno di al di là di imporre il gioco, che abbia uno spirito di squadra, di sacrificio, che vada in campo con il giusto atteggiamento come c'è stato oggi, perché ripeto, anche nelle difficoltà la squadra ha avuto un atteggiamento giusto, è chiaro che bisogna migliorare tante cose, quindi mi aspetto questo. E poi partita dopo partita, ripeto, adesso è presto, quindi si fa, diciamo, un bilancio un po' più avanti, penso. Grazie mille. A voi.